due Napoli ho visto, contro meno grandi squadre una piccola Napoli, contro grandi squadre una grande Napoli. Ora il problema è perché è così? Nemmeno oggi ha avuto risposta alla domanda che si era posto Boscov in settimana, presagendo un'uscita di grande livello. Anzi, l'arcano mistero ha trovato conferma, riuscendo il Napoli ad esaltarsi contro un avversario di primissimo ordine, il cui potenziale tecnico rimane ragguardevole anche senza uomini come Stoichkov e Inzaghi. Scala ha messo in campo Zola, Melli e Aspriglia, il tridente sperimentato un bel po' di tempo fa. Boscov, che ha dovuto fare a meno di Bordini e Pecchia, ha ricostruito invece il centrocampo aggiungendo il giovane e bravissimo Longo ed inserendo un altro difensore, Baldini, tanto per consentire a Pari di creare, oltre che fermare Zola. L'attacco gioca come gioca il centrocampo, Boscov dice che regola di calcio inglese. Come che sia funziona e pur orfano di Imbriani, Agostini riesce ad avere un bel po' di palle gol, che poi si limiti a scardinare le traverse è un altro conto. Contro una grande e un grande Napoli oggi, che va vicino al gol con facilità impressionante, sospinto quasi sempre da Buso o da Cruz, che vediamo servire Bogossian, il francese è in nettissima ripresa. La pressione del Napoli è enorme e costante, il gol matura come un frutto di stagione. Pizzi, Agostini Pizzi. E l'uomo del Parma, anzi in comproprietà con il Parma, fa tremare il San Paolo. Il Parma ha subito sempre poche le giocate brillanti, qualche lampo di Zola, ma sempre subendo il ritmo non voluto, imposto, difficile da rompere. Il pareggio lo raggiunge in conseguenza di un'azione di contropiede inventata dal genio di Dino Baggio. Il pallone gioca tra le gambe di Melli, Aspriglia e Cruz, poi risale il ginocchio fino al braccio di Baldini. Rigore e non rigore, l'eterno dilemma non tange Bazzoli di Merano, che essendo vicino all'azione supponiamo abbia visto meglio di tutti e soprattutto carpito la reale volontà del giovane difensore napoletano. Zola non sbaglia e dimezza l'amarezza di una squadra che non riesce a ritrovarsi. Dopo il pari c'è pure spazio per la beffa, accade sempre, ma il palo stavolta non tradisce e taglia la tela. Poi ricomincia il Napoli perché non ci sta. L'attacco gioca come gioca il centrocampo, Buso per Agostini. Il Condor vola basso e palla fuori. Ma è sempre Pizzi a creare un sacco di problemi. Ce l'avesse con Scala. Buffon, nipote d'arte, ne ha per tutti, come Nevio, il suo allenatore che lancia al San Paolo l'ultimo allarme. Io credo che dobbiamo dare atto al Napoli che ci ha messo in grande difficoltà. Dobbiamo essere felici di questo pareggio perché io credo che la mia squadra oggi non meritasse di più. Quali le cause di questa prestazione che lei non giudica positivamente al Parma? Se lo sapessi sarebbe facile per me trovare l'antidoto, è che dobbiamo rivolgere l'attenzione a tutto il complesso di cose, dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, perché oggi la squadra è stata negativa in assoluto in tutte queste direzioni. Fausto Pari, un Napoli trasformato, mancata soltanto la vittoria. Sì, peccato perché veramente oggi abbiamo dimostrato di essere quella squadra che ha entusiasmato tutti nelle prime domeniche di campionato, grintosa, accorciava, aveva voglia di ottenere risultati, aveva voglia veramente di fare bene dopo una domenica così a Cagliari. Perché non è arrivato secondo te questo risultato? Ma ci sono tante situazioni un po' strane da analizzare, però ci siamo posti tutti il veto su queste cose. Accettiamo il verdetto del campo anche se è un po' amaro. Parliamo dell'emozione che certamente hai provato rientrando in campo a San Paolo. Ma tantissimo, perché ho rivisto il mio vecchio pubblico, mi ha fatto piacere l'accoglienza e anche se per 90 minuti sono venuto avversario, però sempre Napoli nel cuore. Le interviste erano di Carlo Verna da Napoli per la Domenica Sportiva Salvatore Pizzi.